Ciao a tutti amici della libreria di Mano in Mano, bentornati al nostro appuntamento settimanale per scoprire le novità presso il negozio di Cambiago. Questa settimana troverete novità sul settore dell'arte, quindi cataloghi d'arte, saggistica d'arte, moltissimo anche sul settore del modernariato, quindi diverse edizioni edite dagli anni 20 agli anni 70 del Novecento e poi come sempre la narrativa decisamente rinnovata. Tra questi ho dedicato la nostra vetrina a tutti quegli autori che nel corso degli anni sono stati candidati o vincitori al prestigioso premio Strega o che comunque sono stati premiati da altrettanti prestigiosi riconoscimenti come per esempio il premio Campiello. Per citare alcuni autori, Sandro Veronesi, Marco Balzano, Vassalli, piuttosto che la Ferrante. Elena Ferrante che devo dire negli ultimi anni ha riscosso tantissimo successo, pensate che nel 2016 la rivista Time l'ha fatta rientrare tra i personaggi più influenti al mondo, tra i primi 100. Effettivamente ha riscosso tantissimo successo, soprattutto con il suo ciclo napoletano, peraltro anche trasposto in versione cinematografica e ha ottenuto diversi riconoscimenti, quindi ve la propongo molto volentieri. Ma adesso vediamo insieme più nel dettaglio le novità della settimana. Mostro le novità della narrativa di questa settimana. Sui tavoloni espositivi li trovate suddivisi per casa editrice, mentre sugli scaffali sono ordinati per autore in ordine alfabetico. Vi ricordo che le edizioni che state vedendo adesso non sono visibili attraverso il sito, non sono catalogate, li trovate solo presso il nostro negozio. Quindi scrivetemi se vedete una copia che vorreste fosse messa da parte per voi. Nella nostra parte di negozio dedicata alla storia dell'arte, il nostro tavolo è dedicato a Michelangelo. In particolare volevo segnalarvi delle bellissime edizioni che sono queste di grande formato della Rizzoli, edite nell'89. Sono dedicate alla Cappella Sistina. Hanno delle tavole ripiegate a colori, l'introduzione di Frederick Hart, i commenti alle tavole di Colalucci, le note sul restauro Fabrizio Mancinelli e le fotografie sono di Takashi Okamura. Sono veramente bellissimi, condizioni ottime. I nostri librai li hanno prezzati 35 euro a volume, che è un prezzo ottimo considerato il loro valore, le loro condizioni, la loro bellezza. Cerco di mostrarveli un po', sperando che dal video si capisca la bellezza delle immagini.
tutti e tre sono forniti di cofanetto. Tra le curiosità di questa settimana in negozio volevo segnalarvi anche due opere che riguardano il Corriere della Sera. La prima è questa, sono una serie di volumi dedicati a tutte le copertine che sono state fatte la domenica sul Corriere dalla fine dell'Ottocento agli anni 60-70 del Novecento. Io li trovo meravigliosi, sono veramente pezzi unici, proprio le copertine che utilizzavano all'epoca. Vi ne mostro qualcuno giusto per darvi un'idea. Quindi ovviamente la rappresentazione della società come era in quei tempi, della moda, delle notizie. Questi volumetti, quindi sono 70 anni in tutto, tra cronaca e storia nelle immagini dei grandi disegnatori del Corriere della Sera. Sono prezzati appena 4 euro cada uno. E a proposito del Corriere della Sera, volevo mostrarvi anche questo. Seguitemi. Ci siamo spostati sul settore del modernariato e a proposito di Corriere della Sera, volevo segnalarvi questo enorme volumone che raccoglie tutti gli articoli del Corriere della Sera, proprio fascicolati assieme, dall'ottobre del 1912 alla fine di quest'anno, sempre del 1912. Quindi una grande occasione per riscoprire la cronaca, la storia di quegli anni, un pezzo di storia italiana importantissimo. Mi sembrava curioso quindi da segnalare. Anche perché è piuttosto unico e non si trovano spesso queste raccolte di giornali antichi. I nostri librai lo hanno prezzato 40 euro. Queste erano le principali novità della settimana presso il nostro negozio di Cambiago. Se vuoi scoprire quelle della prossima, ci vediamo giovedì, sempre alle 17. Poi ti segnalo un altro nostro appuntamento che è alle 14 lunedì per un consiglio di lettura. Ci vediamo la prossima settimana, intanto grazie di averci seguito, spero di vedervi in negozio. Alla prossima!